Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Esprinet. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda, ti ricordo come al solito che hai la possibilità di chiedere in maniera totalmente gratuita un mio personalissimo parere su una qualsiasi azienda che vuoi che venga analizzata se condividi questo video. Dopo che l'hai condiviso, potrai scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere. E se metti un like, ovviamente alla pagina, avrò modo di citarti per informarti una volta pronto. Tornando all'analisi, brevissima descrizione: Esprinet è un'azienda italiana attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici. Se poi vuoi maggiori informazioni, ne trovi quante ne vuoi su Google. Ora, passando all'analisi del bilancio, possiamo vedere già dai grafici come questa azienda non vada poi così bene. Ovvero, abbiamo dei fatturati in crescita del 40%. Ok, ma degli utili netti in calo, che hanno chiuso a un meno 7,32%, EBIT in calo del 14%, l'aliquota è scesa del 18%, quindi meglio, profitto lordo cresciuto del 18%, margine di profitto lordo meno 15%, debito corrente cresciuto del 73%, debito a lungo termine in calo del 72%. Inserendo il numero di azioni in circolazione possiamo notare come abbia il rapporto debito-utile veramente molto alto che va addirittura a crescere. Più nel dettaglio possiamo capire che nel 2014 per ogni euro di utile crea 18,57 euro di debito. Nel 2015 per ogni euro di utile crea 19,21 euro di debito, nel 2016 per ogni euro di utile crea 30,13 euro di debito, nel 2017 per ogni euro di utile crea 34,82 euro di debito. Spese generali amministrative di vendita in crescita del 31% e direi altissime. Ora, per quanto riguarda il prezzo, come per l'ultima azienda che ho analizzato, non mi sento di dire un prezzo di questa azienda per il semplice fatto che io non la comprerei mai. E il motivo è subito qui, ovvero ha degli utili netti sul fatturato che sono a dir poco ridicoli. Perché abbiamo una situazione dove, per esempio, nel 2017 ha un fatturato di 3 miliardi 200 milioni e utili netti per 25 milioni. Quindi di quello che fattura ha un utile dello 0,78%, un numero talmente basso che, come ti dico sempre, basta un niente per chiudere l'anno in negativo. Quindi già solo per questo non la comprerei mai. Inoltre abbiamo anche un profitto lordo che è bassissimo. Nel 2017, per esempio, abbiamo un 5,21% sui fatturati. Profitto lordo, ti ricordo, essere i fatturati meno il costo del venduto. Il motivo per cui abbia degli utili netti così bassi, poi alla fine sta in questo, cioè che ha un profitto lordo veramente bassissimo, un 5%. Sui fatturati, di conseguenza l'utile netto non può che essere ancora più basso. Il problema principale alla fine è qui, è che il costo del venduto è veramente troppo alto. Quindi ti ripeto, io non comprerei mai questa azienda, di conseguenza non consiglierei neanche un prezzo d'acquisto. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, spero che questo breve video ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda, devi prima condividere questo video e mettere like, e se metti like alla pagina, se non l'hai ancora fatto, posso citarti per quando il video sarà pronto. Dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia il mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!